Amici sportivi, buonasera dallo stadio Elvia Recina di Macerata, orario inconsueto per questa sfida di Coppa Marche, quarti di finale, gara di ritorno tra la maceratese di mister Possanzini ed il Chiesa Nuova di mister Mobili, una sfida dai molti risvolti, non solo per quanto riguarda questa competizione e l'accesso alla semifinale dove la vincente affronterà il Monturano che nel pomeriggio ha eliminato il Tolentino, ma anche e soprattutto in casa maceratese questa è una gara che deve dare una svolta dopo la sconfitta patita su questo campo in quel lunghissimo interminabile recupero contro la San Giustese che poi è valsa nel finale il gol del successo 2-1 dei calzaturieri. Una maceratese che è dunque chiamata a una prova di riscatto e a ribaltare l'1-0 patito all'andata a Chiesa Nuova, un gol nei primi minuti decisivo, quello realizzato da Persiani, che dunque consente al Chiesa Nuova di presentarsi all'Elvia Recina con un vantaggio importante, seppur minimo, e con la possibilità di giocare anche volendo per i due risultati su tre. Si parte per questa gara di ritorno. Intanto occhio al pallone dentro, secondo palo, altra chiusura decisiva di Perini. Ancora Brioni, cerca lo scambio in aria, Brioni, la conclusione, la respinta a terra da parte di Canavessio. Pallone profondo di Brioni, colpo di testa di Mongello ad allontanare, poi ancora la maceratese, la conclusione, il palo clamoroso da parte di Bracciatelli. Sbaglia il tocco Grillo, c'è Brioni però a recuperare ancora il pallone, di nuovo Ruani, ottimo il tocco, pallone dentro, la conclusione sul fondo, era tutto regolare, azione in verticale splendida della maceratese qui con l'occasionissima per i biancorossi, calcio di rigore a cui è dovuto ricorrere il Chiesa Nuova nel primo turno. Intanto occhio qui perché se ne va Cirulli e arriva il cartellino rosso, se non ho visto male addirittura, infatti tante proteste da parte della panchina del Chiesa Nuova, siamo decisamente lontani e l'illuminazione artificiale non ci aiuta a volte nel distinguere le situazioni. Che il fallo fosse nettissimo non ci sono assolutamente dubbi, ho il dubbio sul colore del cartellino estratto dal direttore di gara perché si è acceso un conciliabolo piuttosto acceso nei pressi della panchina del Chiesa Nuova, sono intervenuti anche tutti i giocatori della panchina della maceratese, animi piuttosto caldi. Occhio al pallone dentro, il colpo di testa con la deviazione determinante, era stato Ruani qui a girare sul primo palo, l'apertura di Lucero, poi l'errore, allora attenzione alla ripartenza del Chiesa Nuova, pallone allargato sulla destra, arriva Mongello, Mongello in aria, carica la conclusione, Gagliardini, poi la ribattuta sul fondo, l'occasionissima per il Chiesa Nuova al 46esimo minuto, qui se l'è un po' divorato il gol Persiani. Allora arriva qui il fischio del direttore di gara dopo 7 minuti di recupero, si va a riposo sullo 0-0. Ripartito il secondo tempo di questo Chiesa Nuova Maceratese, poi il contrasto vincente ancora per la formazione ospite al limite dell'area, parte il tiro, Gagliardini che respinge, poi Cilla, Cirulli prova a puntare il fondo, riesce a mettere il pallone, la conclusione poi di Brioni, Nasic ancora il destro, non trova il bersaglio, Brioni al solito sul pallone, mucchio in aria, parte il pallone di Brioni, il colpo di testa, c'è Carnevali, lascia lì il pallone, uno sguardo al centro, Carnevali va a cercare Sbarbati, ancora Carnevali prova ad inserirsi in aria, mette il pallone dentro, la chiusura decisiva di Mastrippolito, va Russo con il mancino, pallone dentro, colpo di testa, Gagliardini, miracoloso, super parata qui di Gagliardini sul colpo di testa, se non vado errato, di Canavessio. Calcio d'angolo per il Chiesa Nuova, vicinissima al gol sul primo palo, pallone messo fuori,
Macerotese che però non riesce a ripartire. Poi dalla distanza e c'è il gol proprio del neo entrato, ovvero Bambozzi. Grandissimo gol di Bambozzi, che praticamente, quasi certamente, chiude la contesa per quanto riguarda la qualificazione all'86esimo. Destro da fuori di Bambozzi, che è andato a pescare davvero il jolly. Lungo lancio, Cognigni controlla, destro altissimo, niente da fare anche qui per il bomber biancorosso, e su questa azione finisce la partita. Vince il Chiesa Nuova all'Elvia Recina, finisce 1-0. Gran gol di Bambozzi all'86esimo minuto. E allora Chiesa Nuova che accede alle semifinali della Coppa Marche di Eccellenza. Finisce qui il cammino della Maceratese. Intanto ancora storie tese al centro del campo. Allora, da parte mia, di Andrea Angeletti, non mi resta che ringraziare per il suo apporto Alessandro Vallese e per la parte tecnica Stefano Ruffini per IG Sport 47. È tutto dall'Elvia Recina. Appuntamento domenica prossima, dunque, in campionato per la Maceratese nel derby di Tolentino, dove servirà davvero una svolta alla squadra di Possanzini per uscire da una settimana davvero negativa da questo punto di vista. È tutto dall'Elvia Recina. Siamo il direttore De Cesare. Direttore, io partirei semplicemente da quell'episodio del 30° minuto, perché intorno a quello è un po' ruotata tutta la gara. Fallo di Tempestilli, l'abbiamo visto tutti anche da distanza. Direttore di gara che ha estratto prima il rosso, poi si è rimangiato la decisione, il giallo, ci attaglia in ospedale, e da qui poi è cambiato un po' tutto, senza nulla togliere ovviamente al Chiesa Nuova, che ha fatto la sua bella partita, la Maceratese altrettanto, ma qualcosa davvero non torna più da certi punti di vista. Allora, innanzitutto volevo fare congratulazioni a Chiesa Nuova per il passaggio del turno. E sono qui, mi ripeto, ho parlato poc'anzi con il collega, sono qui in quanto società, a nome del presidente di tutta quanta la Maceratese, per esigere rispetto perché per questa piazza, perché per questi tifosi e per noi che lavoriamo. Non capiamo le designazioni di questi arbitri che incominciano gli episodi a pendere un po' troppo da una parte, poi ci dicono che a fine anno si compensano, ma intanto facciamo le cose giuste. Noi non chiediamo nulla, chiediamo solo che si facciano le cose in maniera giusta. L'episodio di oggi ha cambiato la partita, si è innervosita, l'arbitro, come detto te, ha tirato fuori prima il rosso e poi il giallo con il ragazzo che è in ospedale. E la stessa cosa domenica, Cognigni ammonito per simulazione su un rigore palese, il fallo di mano con il Fano, poi vinci, nessuno ne parla, ma noi ce li ricordiamo. E quindi sono qui per dire innanzitutto al designatore di Piccioni che la Maceratese, all'incontro che si è svolto pochi giorni fa, la Maceratese era l'unica società con l'allenatore, il direttore e il capitano. Per rispetto per gli organi competenti, non chiediamo nessun favore, cioè, ovviamente chiediamo che vengano fatte le cose giuste. Sembra che non si vogliano far condizionare a Macerata, che vengono un po' col pregiudizio, però non è così, devono fare le cose in maniera giusta, e gli episodi sono stati chiari. Poi per quanto riguarda la partita abbiamo preso gol sull'unico tiro subito, l'atteggiamento dei ragazzi è piaciuto, sappiamo dove migliorare perché c'è sempre da migliorare, però io sono contento dei ragazzi, però ecco, è un attimino che bisogna stoppare un po' queste cose e bisogna farsi sentire. Settimana complicata, domenica c'è il derby a Tolentino. Però, come detto tu, l'atteggiamento è quello giusto, si va a Tolentino per vincere, perché questa Maceratese vuole riscattarsi da una settimana in cui gli episodi hanno girato male, non il lato tecnico, non il gioco, non le prestazioni, semplicemente gli episodi. Ma finché ci sono le prestazioni noi siamo, tra virgolette, sereni. È normale che poi perdi alcune partite in cui domini, crei, eccetera, c'è da migliorare, sicuramente si fanno degli errori. Tolentino
andiamo lì a fare la nostra partita come abbiamo fatto queste qui, però la strada secondo me è quella giusta, l'atteggiamento è quello giusto, dobbiamo andare avanti così, stiamo lavorando secondo me nella maniera giusta e andiamo a fare ogni domenica una battaglia. Mister Roberto Mobili, prosegue il vostro magic moment, davvero dopo il primo posto conquistato domenica, oggi una vittoria che vi dà sicuramente tanto morale e tanta soddisfazione qui all'Alviarecina, la partita mister che avevi penso previsto e voluto bene nel primo tempo in cui avete concesso solo due occasioni a questa maceratese all'arrembaggio, nella ripresa non avete poi più rischiato praticamente nulla e nel finale è arrivata anche la vittoria. Sì, permettimi di esprimere il rammarico per l'incidente che c'è stato, per Ciattaglia, mi dispiace che si è fatto male il ragazzo, però credo che non sia stata volontarietà e questo ci dispiace anche a nome del ragazzo Amari che ha fatto il fallo. No, per quanto riguarda la partita è il momento, adesso è l'inizio del campionato, quindi noi dobbiamo cercare di recuperare qualche ragazzo perché stiamo giocando un po'. Non dico sempre gli stessi, però oggi è esordito nel 2007 il primo tempo, nel 2006 il secondo, quindi dobbiamo cercare di recuperare perché alla lunga certe cose si pagano. Adesso la Coppa siamo contenti, però porterà via energie, però la soddisfazione è tanta perché Chiesanova che arriva in semifinale di Coppa credo che non sia mai accaduto, questo non lo so, poi il Presidente mi smentirà, ma no, non sono amante delle statistiche. Però sì, siamo contenti, l'abbiamo preparata così perché Macerata sappiamo che gioca in maniera molto particolare e credo che siamo stati bene in campo, anche i ragazzi più giovani hanno tenuto bene le direttive che ci eravamo dati e questo, come ho detto prima al tuo collega, il merito va a loro perché veramente hanno fatto una grossa prestazione.